Quello che state per ascoltare è Zoolix. Informazioni riservate. Zoolix. Ben ritrovati allora a Zoolix, l'informazione segretissima della zona di 105. Bellissimissima certo. Proprio. Ciao a tutti ragazzi, purtroppo la situazione di pericolo che corro non mi permette di dare indicazioni alcune in merito alla mia posizione. Jerry, scusa, ti fermo subito. Sei in Largo Donegani 1 con un cappello da Babbo Natale. Ma non ti cari davanti. Anzi, per aiutarvi fornirò le coordinate del meridiano del parallelo prendendo spunto dai numeri romani che avete imparato ieri. Sì. Sono le Hezbollah Abdullah al-Zara Dei e mi trovo esattamente in posizione mullah ablahalla. Quello che vedete sotto la fontana è soltanto un clone del giornalista peraltro tanto apprezzato che conoscete. In realtà senza i vestiti capireste la differenza tra me e lui. Ma veniamo a noi ed ecco la prima bomba della giornata. Il prezzo è giusto, il ristorante si svuota. In questo modo i camerieri del ristorante di Palazzo Madama, il Senato, sprofondato ormai in una crisi nera, avranno tutto il tempo per dedicarsi in libertà agli hobby preferiti. Da gennaio per loro ci sarà la cassa integrazione, se non addirittura la disoccupazione. Uno dei camerieri interessati, intercettato all'uscita dopo una delle ultime giornate lavorative, ha dichiarato: eppure un mese fa un nano stronzo mi aveva assicurato che tutti i ristoranti erano pieni. Chissà chi era, Scusate, mi stanno consegnando un flash di agenzia. Sì. Zuckerberg. Bravo. Mark Zuckerberg non soltanto ha una faccia di cazzo, ma sa di chi è la canaglia. È sua amica su Facebook. Intercettate a Miami le due showgirl Claudia Galanti e Aida Jespica, apparse molto stanche per via delle continue fatiche a cui sono sottoposte tutto l'anno, sono state paparazzate a South Beach. Gli scatti immortalano la bella venezuelana intenta a prendersi cura del suo piccolo Aaron, nato dalla relazione con un noto calciatore. All'uscita dall'hotel la sempreverde starlet, stizzita davanti ai fotografi, ha blaterato: io volevo una cazzo di Ferrari, non un figlio dall'uccello di Ferrari. E in tema restiamo per parlare di crollo delle nascite. Nel 2011 negli ospedali di Milano sono nati quasi 1000 bimbi in meno di nazionalità italiana. Il motivo? Nessuna speranza nel futuro. Il tasso di natalità è tenuto alto dagli stranieri. Sono nati 3213 bimbi con cittadinanza straniera contro i 2373 del 2010. Intervenuta in una infuocata conferenza stampa per portare la sua personalissima esperienza al fine di preservare l'italianità, Stefania Mazzoli ha dichiarato: avanti popolo, alla riscossa, cappella rossa, venite a me. Scusa Stefania, ti amo, lo sai, me l'hanno scritta loro. L'ha scritta Mazzoli. Ora scappo, devo scrivere, a proposito di scrivere, devo scrivere la letterina a Babbo Natale, perché quest'anno sono stato davvero esemplare in tutto e per tutto. Vero Jerry. E per l'attorone, visto che oggi l'attorone ha il corso di gaggeria, ne ho una per te. Ma anche tu sei caduto nel tranello. Un ubriaco va in bici, però poi si stanca, vuole scendere, se ne vuole staccare, ma non ci riesce, non se ne stacca. Perché? Perché? Per colpa dello scotch. Non l'ho capito. Lo scotch è quello che tiene attaccati. Abbiamo capito, è orribile, vaffanculo. È tremendo spiegare le barzellette. Suicidati! Non fa ridere! Guardategli a vista! Era andato benissimo, era andato. Lo sai che Herbert appena l'ha iniziato ha detto lo scotch. Ragazzi, lui è il maestro. Io l'ho detto il 34 dicembre del 2000. Non esiste il 34 dicembre. Fagli vedere come si fa una battuta. No. Vai. No, veloce che tardi. Sai quello strumento per misurare se il mare è mosso? No. La sonda. La sonda. Non fa ridere. Che cazzo mi ridi? Ma cosa lo simuli? Maestro, senta, lei mi dà tanta di quella gioia. Io non riesco veramente a farmelo di lei. Senza di lei la mia vita è nulla, Gran Maestro. Finiamola con questa.